I'll dare you to come over here. I double dare you to lend me your ear. To take off your high hat and let's get friendly. Don't be scared, cat. What do you care? Don't you take it again? Me and then I double dare you to kiss me again. If that look in your eyes means what I'm thinking of, I double dare you to fall in love with me. I double dare you. Salve, questo è un ukulele banito, non intonato, più o meno con 4, un tono sopra, perché sono sopra il 4, due toni sopra il sol do mi la, perché ha una scala più corta e queste sono corde per ukulele per 4 venezuelano con l'accordatura rientrante sulla prima. Voglio parlare del fatto che io faccio dei video molto polemici, si potrebbe dire in altre parole vado a cacare il cazzo a certe persone. Lo faccio perché mi piace? Forse sì, mi piace rompere le scatole a persone che dicono delle cose inesatte, condiscendenti, con l'aria da... Capito? Metteteci voi, scrivete l'aria da e scrivetevi cosa mettereste, lo dite voi, l'aria da... Quello che vi pare. Allora, ho fatto un video di cui, diciamo... smerdavo alcune affermazioni sul fatto che prendere un baritono intonato sol do mi la è uguale agli altri ukulele, salvo il fatto che anche gli altri ukulele, tutti e tre gli altri ukulele sono sol do mi la, e su questo non aveva niente da eccepire. Quindi da un soprano a un tenore c'è più o meno la stessa differenza che ci può essere, forse anche di meno, anzi di più, fra un tenore e un baritono. Però io, allora, perché dovrei comprarmi un tenore? Allora mi prendo un soprano sol do mi la, perché comprarmi un concert? Mi prendo un soprano sol do mi la. Piccolo particolare, a differenza di scala e di grandezza dello strumento, corrisponde una differenza di suono, di timbro. O le corde sono molto più fini, o se si va a avere o scorde di spessore simile, diametro simile, le corde più tese. E quindi un feeling diverso, perché se io prendo un... sto prendendo la stessa nota con due corde con un diametro diverso. L'ho già fatto in un altro video. Allora, cosa faranno queste persone, o queste persone, o altre persone? Hanno diverse opzioni. La prima opzione, che è quella che farei anch'io se non avessi niente di particolare da obiettare, perché so che questa persona c'ha ragione, ma a me della onestà intellettuale e della spirito critico anche verso me stesso non me ne frega una merita ceppa, la ignoro. Ok? Quindi, se non volete essere intellettualmente onesti e dire sì, ma c'aveva ragione, ho detto una cazzata, ho visto il video di questa persona, l'ho esaminato, c'ha ragione, sapete che faccio? Levo l'altro video e ne faccio uno secondo quello che ha detto quella persona, perché quelle cose che ha detto quella persona sono vere. Io invito a rivedere il proprio video, io faccio ammenda e ne faccio un altro più esatto, dicendo che il baritono intonato sol do mi la ha un suono molto chitarresco o chitarristico, al contrario del sol do mi la su un concert. Quindi è un'opzione per chi vuole avere quel tipo di sensazione, di feel su uno strumento più grande, che ha una diversa risonanza e anche diverso rispetto alle distanze fra le corde. E quindi è una cosa che ci sta, e io dico che per me
l'ukulele re sol si mi, il baritono, è l'accordatura che rende meglio la dolcezza del suono dell'ukulele, ma se una persona non interessa questo, va per un'altra scala, via, come questa per esempio, di uno strumento con un suono molto terso. Hot tamale and a red hot, yes she. No, anzi, è così. Hot tamale and a red hot, yes she's got for sale. Hot tamale and a red hot, yes she got for sale. I got cash as long as tall, she sleeps in the kitchen and the pits on the hole. Hot tamale and a red hot, yes, she's got for sale, amen. Questo tipo di suono lo avrete solo con questo tipo di corde, con questo tipo di intonazione. Chiaro? Quindi direi sì, c'ha ragione, io ho fatto una generalizzazione. Però ho tattato troppo d'alto in basso le pressioni, ho troppo preso a sottogamba senza pensare a certe cose, quello che ho detto. Ho fatto un video, diciamo, inesatto e troppo condiscendente. Questo farebbe una persona. Oppure direbbe, sì, c'è ragione, io volevo fare un'altra cosa, ma effettivamente, tecnicamente, hai ragione tu. Lo farà? Beh, sì, diciamo nello 0,001 dei casi potrebbe farlo, ma se conosco i miei polli, è un modo di dire, non vi offendete, è che o mi ignorerà o cercherà di arrampicarsi sugli specchi, l'arrampicata sugli specchi. Sarà molto difficile se vorrà contrastarmi dal punto di vista del andare a vedere veramente la tecnicalità delle cose che ho detto, oppure la butterà sul personale. Ma che cazzo sei tu? Io dall'alto dei miei 140.000, 104.000 iscritti, tu ce n'hai neanche poco più di 1.000, ma cosa cazzo vuoi? Chi cazzo ti credi di essere? Non conta quanti abbonati hai. Quando si parla di una cosa, conta la cosa in sé. Indipendentemente da dove viene, da che pulpito viene la predica. Quindi la butteranno, oppure saranno qualche amico suo o qualcuno che finge di non essere amico suo a parlare male di me da qualche parte, e potrebbe scatenarsi anche la campagna del fango, per cui è la camera dove abito, come dice il buon testa di cazzo che mi ha dato del disagiato, non dico chi è, ma per me. Ma anche se fossi disagiato, ma ragazzi, ma avete mai visto chi suonava jazz nel periodo storico? Beh, 3 su 4 erano disagiati. E probabilmente se una persona è molto, fa parentesi, agiata, che non vuol dire la stessa cosa, ma non disagiato, non fa musica, non fa arte, ok? Se a te va tutto bene, statene a casa tua, suona a casa tua e non rompere cazzo agli altri, è chiaro? Perché per esprimere qualcosa dal punto di vista artistico devi avere qualcosa da dire. Se tu ti va tutto bene e sei completamente integrato in questa società, per me, da merda, che devi dire? Niente. Quindi la butteranno sul personale e cominceranno a dire, attaccarsi perché lui rompe il cazzo, perché quella. Sì, ho litigato, sono contento di aver litigato con certa gente. Meno male. Ma il video che ho fatto io con 13.000 visualizzazioni vuol dire che la gente, perché per essere una persona che non conosce nessuno e fare un video su, e che non era un video fatto poi particolarmente bene, perché ero, non sapevo, sono passati gli anni, qualche cosa ho imparato di più in questi anni, e credo che ci siano qualche centinaio di persone che poi una volta vedono un video, una volta no, che mi conoscono, sì. Saranno visto in 13.000, almeno, ma che uno l'ha visto più di una volta, o altri l'hanno aperto e non sanno neanche chi cazzo era, hanno chiuso. Forse un 10.000 persone mi hanno visto e non mi sono arrivate centinaia di commenti dicendo: ma che cazzo dici? Assolutamente no.
tanto sanno che gli insulti non servono a niente, perché neanche saranno appassi, voi non saprete niente della mia reazione perché non ci sarà nessuna reazione. Non do importanza alle merde, non do importanza. Non è che ogni volta che incontro una merda per strada mi ci fermo a parlare. No, vado avanti e cerco di non pestarla. Certa cosa per gli insulti, vado a vedere chi è, chi non è, se mi hanno rotto veramente il cazzo. Poi comincio a rompere il cazzo io a loro, se hanno qualcosa da cui. Capito? Se uno ha gli scheletri in armadio, non venisse a rompere il cazzo agli altri. Quindi mi potete ignorare, potete fare arrampicate sugli specchi, potete buttarla sul personale. Ma quello che ho detto nei fatti, perché insomma sono fatti e sono considerazioni basate su conoscenze tecnico-musicali, su quello non ci potete fare un cazzo. Non potete trasformare la realtà e affermare che uno strumento con questo diapason, intonato come uno, questo qui, è la stessa cosa. E non tanto vale. Non vale tanto, perché il tipo di timbro che hai, il tipo di sensazione sotto le dita che hai, senza parlare del fatto che un diapason molto più lungo, è completamente diverso. Quindi io non potrò mai mettere in opposizione come la stessa cosa un sol do mi la su un concert e un sol do mi la su un baritono. Non è la stessa cosa. E magari la gente, dico, c'è sta che, ma a me l'interazione del baritono non mi piace. Mi piace avere uno strumento che non suona più della chitarra, prendo e me lo intono così. Tanto vale che no, tanto vale che ti stai zitto, perché io dico sempre, certo, il re sol si mi è quella classica dell'ukulele baritono che ha un suono da ukulele, ok? Questo non ha niente dell'ukulele dal punto di vista timbrico, se non per il fatto che è, sì, esteticamente. Quindi queste saranno le elezioni, non ho paura di niente, anzi mi invitate a nozze, perché quando si tratta di fare polemiche sono il primo a entrarci, ci sguazzo, mi diverto, ma come diverto a sputtanare affermazioni che non hanno senso, l'ukulele Les Paul, che c'è una persona che tesseva le lodi dell'ukulele Les Paul, uno della Epiphone, uno di quelli che non suonava neanche a calci. Ha provato a difenderlo una o due volte, poi la stessa persona che ce l'aveva non l'ho visto mai più suonare quell'ukulele che è una merda assoluta. E per fortuna ha salvato molte persone da comprare lui. Salvo che io ho l'Epiphone, ce l'ho. Epiphone Hummingbird. E anche questo non è che c'è un bel suono, però almeno amplificato lo uso per suonare amplificato per strada. Certo, rispetto all'Les Paul suona molto meglio. Parlo dell'ukulele Les Paul, non Les Paul. Andrebbe intonato. Lo consiglierei? No, assolutamente no. L'ipocrite ridicola fecolare per Navalny, certo è una cagata pazzesca. Navalny, il dissidente nazista. Questi sono i nuovi dissidenti che è morto, no? Però che era nazista, non ne frega. Non frega nessuno. Sappiamo che ci sono i nazisti buoni, i nazisti cattivi. No, i nazisti sono tutti delle merda. The pyramids along the Nile, watch the sunrise from a tropical. Listen, them darling, all the while you belong to me. Questo suona come un concert con un soprano sol do mi la. Assolutamente no! Perché?
perché un diapason più lungo è un altro strumento. Va bene, mo vedremo come andrà a finire. Secondo me, da quello che ho capito, non si farà sentire. Se si farà sentire, sarà sicuramente per rilanciare la polemica e fare un'altra bella, bella, bella figura. Lui e tutti quelli dell'ukulele. L'ukulele, quello... Sparamola grossa.